Ragazzi, buongiorno. Quest'oggi, Ryan, presente i video che fanno tutti in America, un giorno nella vita del milionario, e tutto quello che fanno è comprare 10 supercar, prendere elicotteri, scalare montagne, cioè, hai presente? Sì. Ok, oggi facciamo la stessa cosa, perché le mie giornate sono noiose, ma farò finta che questa sia una tipica giornata che vivo ogni giorno. Devo tornare in Italia, ma abbiamo la casa allagata, per quello sappiamo. Grazie agli scherzi, dobbiamo tornare in Italia, devo fare 1000 giri dell'Europa in queste settimane. E niente, andiamo a prendere un jet. Problemi di percorso? Troppi problemi. Abbiamo il volo tra un'ora, l'aeroporto è a un'ora da qua. Un jet, quindi in teoria non ci sarebbero problemi, spero, penso. L'unica cosa è che io avrei dovuto avere una macchina qua, che la macchina non c'è, perché è rentata. Dobbiamo andare a prendere la mia ragazza, che ha il cane. I taxi non portano il cane. Quindi dovremo corrompere questa persona adesso per riuscire ad avere il cane. Sorry brother, we are picking up my girlfriend. And she has a dog. A dog? Yes. Can you bring? But dog is actually not allowed the mic. I give you a big tip, brother. I don't care. Can we have a flight in 1 hour? That's why. I can give you a big tip. 1,000 dirham, no problem. Okay, but sir. You need to bring. Okay, sir. Thank you. Risolto. Il mondo è facile, ragazzi, a volte. 250 euro per portare un cane. Noi rendiamoci conto. Qua ci sono cani al mondo che non hanno il cibo. Niente, il volo è tra un'ora. Noi ci mettiamo esattamente 52 minuti adesso. Non si può vivere una vita tranquilla. Questa, ragazzi, retroscena. So che vi mostra tutte le cose belle sui social, la vita milionaria, jet privatico. Questa è la realtà delle cose. Soprattutto Dubai, dove è tutto organizzato a livelli infimi. Chi mi segue da tempo sa che la mia vita non ha un senso, perché queste situazioni si presentano sempre, ogni volta. E ogni volta Dio mi manda aiuti dal cielo. Vorrei essere presuntuoso, ma l'aereo è leggermente in ritardo. Ora dobbiamo ancora arrivare, quindi vorrei dire, e soprattutto dobbiamo arrivare in Italia dopo, quindi non gufiamo nulla, ringraziamo il Signore e speriamo che vada tutto bene. Lo fai bravo, eh? Bene, tutto risolto. Che altro volo tra un'ora? Rublo, cosa ne pensa? Puoi mettere un po' di musica? Ha acceso la radio e l'ha messa al massimo. Miglior driver della storia. Ci siamo! Siamo in ritardo più del check-in tra poco. Lui è felicissimo, felice di me. X-rated, it's how we made it. Drinking her balance of patience. Watch how you take it. Can't keep no bitches, it's too dangerous. Siamo, ce l'abbiamo fatta. La sicurezza prima di tutto. Soprattutto dato il mio estremo amore verso il volare, vero? Lui è già legato. Seduto. Bravissimo. Take a sip, I've been going off the rip. I've been bumping more cold, play the world, go to shit. I know one thing about the old one, get yeah, more fun with it. Do exactly how to roll, one and how to total stick. Even if she has to show some. Miseria, cioè. Vabbè, non ti avevi inaugurato, dai. Sì, ma minchia, chiedono. Puoi fare due server per 50 euro. Parto. Giga 250 euro. Non ce lo possiamo permettere. Finito tutti i soldi. Paga rublo. Il rubli. Esatto. Questa è la verità, ragazzi, dei jet privati. Io voglio portarvi per la prima volta la verità su tutto. Noi che non ci arriva la macchina stamattina, io che lavoro sul jet privato. E pensare che sia tutto chic, tutto bello, tutto divertimento. Sicuramente lo è. Però non come voi immaginate. Si lavora sempre, fisso, costantemente, ma ci piace così. Si lavora senza distrazioni. Comfort, mentre aspettiamo il cibo qua adesso. Ragazzi, pensare che nel 2018 guidavo un Opel Corsa. A pensare, vero? Questa è la qualità. Si mangia col coltello, cioè, se voi non sapevate. Siamo in mezzo alle nuvole, stiamo atterrando. C'è una turbolenza abbastanza sentita. Però la turbolenza più forte, molto probabilmente, quella che voi avete in testa in questo momento. Perché online vedete lo schifo, ragazzi. C'è un sacco di persone che vi spiegano, cercano per lo meno di spiegarvi come un determinato modello di business è migliore rispetto agli altri, come diventare ricchi in 3 giorni, tutte queste cose qua. E sicuramente c'è un filo di verità, io in primis l'ho fatto, io in primis ho ottenuto per lo meno dei risultati importanti nell'arco di breve tempo. Quello che ha fatto la differenza per me non era semplicemente prendere un qualcosa, seguirla e fare quello che tutti gli altri stanno facendo,
La differenza la fate quando identificate un qualcosa di nuovo che non tutti ancora conoscono. Per me è stato l'e-commerce nel 2019. Chi mi ha seguito, ragazzi, ha iniziato a fare video nel 2019, quando già stavo a Dubai, quando già stavo bene, e poi ho iniziato a fare video come questi, magari un po' diversi, con un po' meno soldi. Però chi mi ha seguito quando parlavo di e-commerce nel 2020, quando c'è stata la pandemia, un sacco di persone hanno stampato soldi. Tutti erano a casa, tutti dovevano fare acquisti online, l'e-commerce è letteralmente esploso. 2020 c'è stato il trend dell'info business, quando c'è stato io, quando non l'aspetto lifestyle sul mercato italiano, il fatto del... io vorrei dire... c'è sicuramente di peggio, provare non mi piace. Cosa stavo dicendo? 2020, lifestyle marketing, su quello che era la vendita di informazioni, corsi, consulenze, eccetera, eccetera, nessuno faceva come io l'ho iniziato a fare i tempi, un sacco di persone hanno seguito a ruota, chi è riuscito a farlo prima rispetto a tanti altri, seguendo in primis me, ha stampato un sacco di soldi e continua a stampare tutt'oggi. I tempi, ragazzi, quando ho iniziato nel 2020 a parlare di business online, 2019, in verità nessuno c'era. C'era praticamente nessuno, ormai vedete solo guru online, solo più guru che persone normali. Altro trend, 2021, protocolli DeFi, mondo crypto, eccetera, hanno trasformato qualcosa come 30k in quasi un milione di euro nel giro di qualche mese, tutto pubblicamente, ok? Stessa cosa l'info business, tutto pubblico, altri 20 milioni fatti nel giro di qualche anno. E ad oggi quello che vediamo, ragazzi, è un qualcosa di folle in tutto quello che è il mondo crypto. Quello che stiamo vedendo adesso è esponenzialmente più grande rispetto a quello che abbiamo vissuto nel 2021. Chi entra adesso, ragazzi, può veramente fare un sacco, ottenere perlomeno un sacco di soddisfazioni. Ci sono sicuramente dei rischi molto importanti, ci sono delle componenti che non dipendono da voi, però il mondo cripto è così, io lo vedo perlomeno così. È il fatto del dire, ok, prendo una cifra X ed è un lancio alla moneta, perché tutti quelli che mi dicono, ragazzi, si può prevedere il Bitcoin, si può prevedere l'andamento di Ethereum, mi stanno raccontando cazzate, guadagnano sulle vostre perdite nella maggior parte dei casi. Quello che il mondo cripto di fatto è dire, ok, lancio una moneta, se perdo, perdo i miei soldi. Nel momento in cui però vinco, non faccio il raddoppio, non faccio un per due, ma faccio un per 30, per 50, per 100. E qua si collegano tutte le motivazioni, il mio approccio anche di investimento dal punto di vista delle cripto, che ho già spiegato in uno dei miei scorsi video, in cui spiegavo perché, in quale modo ho spostato oltre un milione di euro in criptovalute nell'ultimo periodo, e sicuramente le opportunità sono enormi. C'è un rischio perché non lo controllate voi, sicuramente avete delle componenti che possono essere più controllate, però non mi dilungherei tanto su questo. Vi lascio un link magari in descrizione che riporterà al mio canale Telegram, una pagina dedicata dove potrete scoprire più in maniera più dettagliata cosa facciamo, cosa stiamo facendo in questo momento, perché questo è un trend folle, ragazzi, un trend folle. Chi se lo fa perdere piangerà per tanti anni. Detto questo, torniamo un po' in cazzeggio, qualsiasi cosa succederà tra x minuti, perché non ho quella idea. Stiamo atterrando a Roma. L'ultima volta che ero a Roma, 10 anni avrò avuto, no, forse un po' di più, ero con mio padre. E niente, vediamo dove ci porta la vita. Abbiamo toccato il suolo. Siamo safe. Neanche qua non scherzo. No, non l'hai filmato prima, però che era stato. Bravo, sei un cane coraggioso, eh. Grazie mille. Siamo arrivati? Macchina consegnata, tutto pulito. Hanno ancora i nostri passaporti. Niente, siamo a Roma. Adesso 4 ore di strada. E dobbiamo capire come far stare tutte le valigie dentro. Struttura legata ad un brand proprio del fatturato aziendale globale, che non è poco. Cioè, senza macchina, una volta. Come cazzo fai a girarlo? Ah, scusa, sempre... cioè... Prego, girare il biglietto, ho provato tutti i sensi, sono 4. Ciao! È gratis il parcheggio? Hotel? Hotel? Sì. Dovete farlo vedere all'reception del Telemiglia, perché è il loro biglietto questo. Ah, ok. Ho pure parlato gratis tutto il giorno, preso la febbre. L'hai visto il bagagliaio? Quanto spazio c'è? Andiamo, siccome io ho quello dell'8 e 12. Eh sì, uguale. È grosso, eh? Uguale, sta un botto di roba. C'è un problema che non si accende. Facciamo scattare un minuto e poi sgasiamo un attimo. Senti un guru un po' ripreso.